Letizia Ismanoni, bentornata a Cerignola per questa edizione straordinaria del Sentiment Day, in merito anche in occasione della giornata mondiale dell'Alzheimer. Certo, abbiamo colto l'invito di Rino Pezzano di vivere con l'amministrazione di Cerignola e con l'ambito di Cerignola questa giornata. È un Sentiment Day straordinario perché è veramente un'edizione il giorno in cui in tutto il mondo ci si ricorda delle persone che vivono con la demenza. Sentemente non si ricorda della demenza solo il giorno mondiale dell'Alzheimer, ma anche gli altri 364. Ed è per questo che siamo qui, perché oggi insieme con i felicitatori pugliesi racconteremo alla città un modo nuovo di guardare alla demenza. Nel nostro paese noi scriviamo pagine e titoli intorno alla demenza sempre sul tono drammaturgico. Oggi essere un malato di demenza, oggi 21 settembre, e aprire i titoli dei quotidiani e ascoltare le TV, beh, io credo che oggi molte persone che vivono con questa malattia vorrebbero morire. Negli Stati Uniti, in Australia, le persone che vivono con la demenza hanno voce, parlano e dicono: noi non vogliamo essere chiamati dementi e soprattutto noi non sopportiamo il vostro modo di parlare di questa malattia. Dobbiamo quindi cambiare il linguaggio e dobbiamo quindi ridare la possibilità di essere e quindi di divenire a queste persone straordinarie, che peraltro i dati scientifici ci dicono non sono solo anziani, non sono solo vecchi, ma sempre di più nel nostro paese abbiamo un'incidenza della malattia anche in persone relativamente giovani, quindi 45, 50 anni, 55 anni. Questo vuol dire veramente costruire servizi e nuove possibilità. E tra l'altro poi, dopo questa edizione straordinaria, ci sarà anche un altro evento importante che ti riguarda tra circa un mese a Bologna. Assolutamente sì, il 7 ottobre viviamo l'edizione del Sentiment Day, è la sesta edizione da quando Sentiment è nato. Aspettiamo 500 professionisti da tutta Italia ed è veramente una giornata importante, perché di anno in anno non solo presentiamo lì i miei nuovi libri, che lanciano sfide proprio al mondo sociosanitario. Quest'anno esce Disturba chi? Sui comportamenti speciali. Le persone che convivono con la demenza non disturbano, non sono urlanti perché sono dei deficienti. Se urlano è perché l'urlo è l'unico modo che resta loro di dire: sono qui, ho bisogno. Magari ti stanno semplicemente dicendo che hanno mal di pancia, ma siccome tu non li capisci, fondamentalmente ritieni che abbiano un disturbo del comportamento. L'altro libro che esce è Giù le mani dai vecchi, perché fondamentalmente troppi articoli oggi della cronaca italiana ci riportano al tema dei maltrattamenti, quindi al tema di OSS, infermieri, personale sociosanitario, che da una parte è sfinito dalla propria professionalità probabilmente, ma dall'altra anche probabilmente stritolato dentro a ritmi di lavoro che forse non sono sempre così umani nemmeno per chi lavora, oggi da, come dire, eroi che quotidianamente possono prendersi cura diventano carnefici. Grazie a te, grazie. E a tutti voi di Cerignola, grazie.